Ciao ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi volevo unboxare con voi un nuovo prodotto a base di minoxidil al 5%, il Regain Foam Schiuma. Tutti quanti conosciamo il Rogaine, quindi vengono commercializzati sia Regain che Rogaine. Il Rogaine è un prodotto che viene commercializzato solo ed esclusivamente negli Stati Uniti, mentre il Regain è commercializzato in Europa. Essenzialmente sono gli stessi, sono entrambi prodotti dalla stessa casa produttrice. Solo che, vi ripeto, la differenza sta solo nel nome. In Europa viene commercializzato con il nome di Regain, mentre negli Stati Uniti con il nome di Rogaine. Quelli che vedete in Italia, mi è capitato di vedere su eBay, alcuni venditori vendono il Rogaine, però mi meraviglio come riescono a venderli, perché sono prodotti che in Italia non possono essere venduti, quindi sono illegali. Quindi non so come facciano ad importarli, perché una volta importati in Italia vengono sequestrati dalla Guardia di Finanza. Vabbè, ritornando al Regain, quindi ragazzi, quando vedete su internet in Italia Regain, acquistatelo, chi lo vuole acquistare? Non, perché molti ragazzi dicono no, il Rogain è superiore, è migliore. No, ragazzi, è uguale, è identico. Non vi fate fottere da alcuni venditori che possono dirvi che non è la stessa. No, sono prodotti dalla stessa casa produttrice. Anzi, il Regain presenta un vantaggio, che è quello di essere meno oleoso rispetto al Rogaine, quindi asciuga anche più in fretta. La confezione, come vedete, è identica al Rogaine, quindi è una confezione anche carina in plastica, dove all'interno troviamo tre boccette. Andiamo ad aprire. All'interno troviamo anche un libricino di istruzioni. Allora, come ho detto prima, ogni boccetta è da 75 ml, quindi riuscirete a fare anche più di un mese. La boccetta presenta un dosatore, quindi questo contenitore dovrete riempirlo di schiuma. Quindi farete una boccetta, quindi la mattina e una la sera, però potete fare anche un'unica applicazione la sera. Il minoxidil quindi è un farmaco che può essere utilizzato sia per dare ricrescita dei capelli, ma anche per prevenirne la caduta. Quindi quando riscontrate un'eccessiva quantità di capelli che cadono, insomma, tutti i giorni, essenzialmente viene stabilita anche come fisiologica, dai 50 ai 100 capelli al giorno. Il problema sorge quando non c'è un ricambio, cioè c'è un ricambio dei capelli, però avviene in maniera molto più blanda, il capello risulta essere più sottile e quindi ve ne accorgete dal tatto. E quando, in questo caso, se in presenza di alopecia androgenetica, avviene un vero e proprio sfoltimento della capigliatura. È bene sempre rivolgersi al proprio dermatologo prima di iniziare una qualsiasi cura. Il minoxidil è una soluzione, esiste al 2% o al 5%. Il 5% è molto più forte, più efficace rispetto al 2%. Solitamente il 2% viene consigliato alle donne, il 5% agli uomini. Una domanda che mi è stata posta ultimamente è se il minoxidil può essere utilizzato anche per rinfoltire la barba. La risposta è sì. Quindi l'applicazione avverrà come se lo applicate sui capelli,
dovete attendere almeno 4-5 ore prima di risciacquare. Quindi anche per quanto riguarda l'applicazione sui capelli, dopo 4-5 ore potete lavare i capelli tranquillamente. Ragazzi, che cosa dirvi di più? Io vi consiglio questo prodotto perché è un prodotto clinicamente, dermatologicamente testato, quindi sapete che cosa vi mettete in testa. Vi sconsiglio di acquistare il Rogaine in Italia perché, vi ripeto, è illegale. Questo qua è un prodotto che troverete anche nelle nostre farmacie, quindi state tranquilli. Per chi volesse avere maggiori informazioni del prodotto, ponetemi qualsiasi domanda, io vi rispondo, commentate. Questi prodotti qui che vedete io li vendo su eBay, quindi se vi fate un giro su eBay troverete le mie inserzioni. Ragazzi, io vi ringrazio per aver visionato il mio video. Se il video vi è piaciuto, vi pregherei di lasciarmi un pollice in su e di iscrivermi al mio canale. Per qualsiasi domanda, per qualsiasi delucidazione, non fate altro che di commentare e mi fa piacere rispondere. Vi rispondo veramente con piacere. Ciao ragazzi e a presto.